come trovare idee per il tuo libro. Beh, la maggior parte delle persone non sanno veramente da che parte iniziare. Quando noi parliamo dell'importanza di scrivere un libro, i miei amici, gli imprenditori che ci seguono, i professionisti ci dicono: ma io non sono uno scrittore, ma io non ho mai scritto, ma io non so scrivere, ma io non ho tempo di scrivere. Tutta una serie di convinzioni giustamente basate sulla propria esperienza, perché nessuno di noi nasce scrittore. Però posso dirti una cosa: ho scritto personalmente 27 libri, ho aiutato più di 700 autori a pubblicare il proprio libro, quindi so quali sono i tuoi pensieri, quali sono le difficoltà a cui andrai incontro o quelle che hai solamente in testa, so esattamente qual è il percorso da fare e come aiutarti. E la prima cosa che voglio dirti è capire che non serve essere un esperto di italiano, un esperto di scrittura per scrivere il proprio libro. Quello che ci interessa, quello che ti dovrebbe interessare, se vuoi prendere la tua storia e raccontarla, condividere le tue esperienze, la tua saggezza, la tua filosofia di vita, condividere le tue competenze nel tuo ambito professionale, beh, allora è più importante raccontare la tua storia piuttosto che la forma. È più importante la sostanza che non la forma. La forma si sistema, la forma ci sono persone specializzate, sono gli editor, i correttori di bozze, c'è l'editore stesso che ovviamente ti dà una mano, puoi prendere un ghostwriter che ti aiuta a buttare giù il testo, a intervistarti magari per tirar fuori le cose, le tue storie. Quello non è un problema, il come non è mai un problema, ma è il perché. Perché vuoi scrivere un libro? Perché è così importante per te e per la tua professione? E a quel punto, quando tu sai perché vuoi fare il libro, beh, scriverlo diventa veramente la parte più importante, ma anche la più facile. Non ti curare della forma, soprattutto all'inizio, la prima bozza deve uscire così naturale. Io spesso registro degli audio per scrivere i miei testi. Registro un audio, parlo 5 minuti, 10 minuti, tiro fuori un argomento specifico, faccio un capitolo, registro sul mio cellulare e poi trascrivendolo o me o tramite persone che mi aiutano a trascrivere, ho già la prima bozza del libro. Che sì, magari ha uno stile molto parlato, che non è la scrittura dello scritto, ma quella poi si sistema, le persone la sistemano. Sono un editore, ovviamente ho uno staff dedicato che può sistemarmi il testo, ma può farlo anche per te, può farlo per i nostri autori. Quindi, qual è la questione? Capire qual è l'argomento, da dove cominciare. E quindi ho tre domande per te, per capire veramente da dove iniziare. E la prima domanda è questa: in cosa sei esperto? In cosa sei esperto? Beh, se fai una professione da 10 anni, 15 anni, 20 anni, sicuramente hai fatto un sacco di esperienza. Quindi sei esperto, le persone ti chiamano per questo motivo, perché sanno che tu hai esperienza, sanno che hai strategie, sanno che hai competenze specifiche. Ecco, questa è la prima domanda. In cosa sei esperto? Quali sono i tuoi campi di esperienza? Può essere il tuo lavoro, ma può essere anche magari delle attitudini personali, no? Magari tu nella vita fai la segretaria, però poi la sera le amiche ti chiamano perché sei un'esperta di relazioni, perché hai un matrimonio pazzesco, perché sei sempre stata la più brava da quando eri bambina e così via. Vai a sapere quali sono veramente, ecco, quello potrebbe essere il tuo campo di esperienza. Seconda domanda è: cosa ti piace fare? Cosa ti piace fare? Segnatela. Perché? Perché se da una parte sei esperta in qualcosa o hai una professione o hai 20 anni di esperienza in qualcosa, non vuol dire che quella cosa ti piaccia. E io non voglio che crei un percorso come quello del libro, perché il libro non è un libro, il libro è un percorso di vita, è un'analisi interiore, è una cosa che ti cambierà per sempre. Il titolo del tuo libro diventerà una cosa associata a te per sempre, sui giornali, sulle TV, se ti intervisteranno. Tu sarai, nome e cognome, autore del libro, boom, titolo. E quel titolo sarà associato a te per sempre, sarà pieno di risultati su Google, sulle librerie online. Quindi io voglio che costruisci un titolo, voglio che costruisci un libro che sia in un settore che a te piaccia. Quindi cosa ti piace? Quello che fai ti piace? Magari sì, nel 90% dei casi sì, ma magari no. E allora se devi costruire una nuova carriera, un nuovo brand, un nuovo personal brand, fallo in una cosa che ti piace, realmente. Quindi è meglio che fai per quello su cui ti chiamano le amiche, gli amici, che non su quello che è il tuo lavoro, se non ti piace oggi, se non è quello il lavoro dei tuoi sogni. Ma trova una cosa che ti piace, che ti appassioni. Cos'è che ti appassiona? E poi terza domanda, e forse è la più profonda: quali sfide hai superato? Quali sfide hai superato? Perché questa domanda? Perché noi vogliamo trasformare la tua storia personale o professionale in un libro.
E allora non ci interessa solo i tuoi successi, i tuoi risultati, i numeri uno, le medaglie, i trofei, i clienti soddisfatti. No, noi vogliamo sapere quali sono state le tue sfide, le tue difficoltà, vogliamo sapere quali sono stati i tuoi fallimenti, vogliamo sapere quante volte sei caduto, ma anche quante volte ti sei rialzato. Perché? Perché sono quei momenti che ti hanno fatto crescere, sono quei momenti che fanno la differenza nella persona che sei oggi. Quelle sfide, quelle difficoltà, quei fallimenti, quelle cadute, ecco, hanno portato a rialzarti, imparare una lezione, affrontare delle cose veramente dure che raccontate nel libro possono veramente ispirare gli altri. Perché noi facciamo sì manuali, ma non ci piacciono i libri troppo tecnici, non voglio che mi fai una guida step by step per fare questo, per fare quest'altro, per imparare questa cosa. Voglio che la mischi insieme alla tua storia, voglio che me la racconti all'interno di una storia, all'interno del tuo viaggio dell'eroe. Perché penso che ognuno di noi è un eroe. In 10, 20 anni abbiamo affrontato le peggio difficoltà, abbiamo difficoltà di relazioni economiche, lutti. Ecco, io voglio che mi racconti la tua storia, come sei diventato la persona, il commercialista, il professionista, l'avvocato, l'imprenditore migliore del mondo, ma anche tu hai fatto un percorso. Ecco, io voglio che mi racconti quello. Perché quello è quello che ispirerà il lettore, che farà entrare il lettore nel tuo cuore, nella tua testa, con cui creerai una relazione. Solo allora il lettore vorrà di più da te, vorrà approfondire quello che fai, comprare i tuoi prodotti, i tuoi servizi, si vorrà affidare a te. Non solo perché sei un esperto del settore, non solo perché metti passione in quello che racconti e quello che fai, ma anche perché il lettore trova in te la persona giusta, il professionista giusto, l'imprenditore giusto. E oggi più che mai le persone non comprano il prodotto, ma comprano la persona che c'è dietro. Comprano l'imprenditore, comprano il professionista. Quindi oggi più che mai trasforma la tua storia in un libro. E se hai bisogno, noi ti possiamo aiutare in tutto. Dall'aiuto nella scrittura, nell'aiuto nella progettazione, nella pubblicazione, nel farlo scalare nelle classifiche di Amazon. Ti possiamo aiutare. Quello che devi fare è prenotare una consulenza gratuita con i nostri coach. Ti diamo 30 minuti per parlarci della tua idea, del tuo libro, della tua professione, delle tue difficoltà, delle tue sfide, e ti aiutiamo a progettare un libro. Quello che devi fare è cliccare sul link in basso www.brunoeditore.it e fissare con noi una consulenza per parlare del tuo progetto, della tua idea e della tua storia. Ci vediamo a breve nella nostra consulenza. Ciao!